16 luglio 1896. Muore Edmond de Goncourt, fondatore del più antico premio letterario al mondo, nacque a Nancy in Francia il 26 maggio 1822. Perduto prematuramente il padre, rimasto in possesso di una discreta fortuna, decise insieme con il fratello Jules di dedicarsi completamente a scoprire talenti nascosti, valorizzandone le opere poetiche e in prosa al di fuori dell'Accademia. La Société littéraire de Goncourt lavorava per i posteri, con la speranza di veder riconosciuto il merito di perseguire la verità artistica attraverso la letteratura. L'intero patrimonio di Edmond da allora è al servizio di un premio annuo, rigorosamente assegnato a un'opera di lingua francese. Tra i tanti capolavori, All'ombra delle fanciulle in fiore di Marcel Proust, La condizione umana di André Marot, Le radici del cielo di Romain Gary e L'amante di Marguerite Duras.